Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e in questo nuovo unboxing. Oggi andremo ad unboxare il Game Capture HD della Elgato. Ora, ho acquistato questo Game Capture in quanto ho venduto il mio Roxio, che appunto attualmente ho ancora, ma lo consegnerò al nuovo proprietario domani. Quindi, perché ho cambiato? Perché semplicemente perché il ROX funziona bene, però è molto lunga la procedura per la fase di editing, che poi lo spiegherò in una specie di confronto che farò. Quindi ora andiamo a visionare la scatola. Qua ci troviamo scritta Elgato con il logo in scavato, questo specie. Qua abbiamo il nostro apparecchio Game Capture HD. Qua niente di che, troviamo la stessa immagine praticamente vista dalla parte delle connessioni, diciamo, e qui anche. Poi niente di che, qua la scritta, vabbè, contrario ma fa niente. E sul retro ci troviamo praticamente qua c'è praticamente quello che può fare, le specifiche tecniche, i requisiti del sistema, quello che è incluso nella confezione, ovvero vabbè, il Game Capture, la guida rapida, cavo USB, cavo HDMI, PlayStation 3 cavi e l'adattatore. Io ho visto che ho già i tre cavetti component nel mio vecchio Game Capture, userò l'adattatore compatibile per macOS, Windows 8, Full HD, HDMI, posso condividere su Twitch, su Facebook, YouTube, Twitter e quant'altro. Quindi senza dilungarci andiamo a vedere un po'. Ok, qua ci troviamo praticamente di fronte a, scusate se è un po' buio ma oggi è una giornata piovosa e non entra molta luce in camera, quindi è così. Ok, qua ci troviamo una specie di get started, qua non so cos'è. Qua abbiamo il nostro apparecchio, molto slim, diciamo, è grande forse quasi come un iPhone in altezza, diciamo. Qua abbiamo la odiosa cartaccia che andrò a eliminare subitissimo, via e via. Eccolo qua, bello lucido che mi ci si vede pure dentro. Qua abbiamo praticamente le connessioni di output, HDMI e USB per il PC. Vabbè, lo conoscete tutti perché non è nuovo, infatti io mi sono guardato un po' di recensioni e ne parlavano davvero bene. Lo mettiamo qua. Qui abbiamo praticamente uno scompartimento che andiamo ad aprire e ci troviamo davanti il cavo USB. Poi adattatore per il component, che questo è quello che userò io, il cavo per chi non ha il cavo su apposito che va dalla, ah no, questo è il cavo HDMI, scusate, poi questo è il cavo praticamente per la PlayStation 3, quindi il cavo per penso Wii U o Xbox 360 e Xbox One e PlayStation 3. E non vado ad aprire nient'altro perché ormai lo conoscete tutti questo apparecchio. E niente, alla fine di questo gameplay ci sarà un piccolo test. Quindi a presto, ciao a tutti da Genetic DNA. Bella a tutti, eccoci qua al test del Game Capture della Elgato, subito dopo l'unboxing, quindi proviamo Hitman Sniper Challenge. Il figato sta praticamente facendo i commenti in tempo reale, quindi dovrei aumentare la velocità dei miei gameplay. Quindi vabbè, sentiamo questo, vediamo un po' come. Allora, il primo impatto a qualità siamo lì, nel senso, siamo veramente lì con, sia con Roxio che con questo, in qualità
semplicemente il software di questo Potresti legato, eliminare lo le trovo guardie vicino molto, ai bordi ma del molto tetto. Le strade sono migliore. fuoco. Ciao bello, tu finisci di sotto. Yeah. Come se non fosse mai esistito. Lo trovo molto migliore il software dell'elgato, come c'ha tante opzioni, tante cose, figo, mi piace, ok. Ma guardate lì, c'è Mr. Wii. Oh, non l'ho preso. Sono un po' arrugginito, non mi ricordo bene tutte le cose qua. Ehi tu, se ti fermi magari posso magari spararti un colpo in testa. Curioso. Sei curioso ma sei morto, amico. Il morto curioso. Ok, se tu ti fermi. Ok. Sì, vabbè, mi devo ancora... Vabbè. E niente ragazzi, questo è un test che ho voluto fare e niente, spero di aumentare per abilità con gli upload dei miei video, visto che non ho più perdere tempo con l'editing. Quindi, bella a tutti!